All'antistadio di Gabice si affrontano Torconche e Russi. Gli ospiti vogliono riscattare la sconfitta interna nel derby con Reno. I Torconche invece, dopo il pareggio ottenuto con la Stella, vuole i tre punti per distanziarsi ulteriormente dalla zona rossa. La partita, specie nel primo tempo, si riserverà molto intensa, con occasioni da ambedue le parti. Abita la gara il signor Andrea Fantinati di Ferrara, coadiuvato da Riccardo Tozzi della sezione di Imola e Samuele Episcopo della sezione di Bologna. Età media in campo pari ai 24,73. Padrone di casa subito avanti, da traversione della destra di Lardini, Ferrari non si fa pregare, stoppando la sfera e scaricando il pallone tra i guantoni di Casadio. La reazione del Russia è immediata, discesa sulla destra di Filippio, conclusione finale bloccata in due tempi da Barbanti. Russia ancora protagonista con questa conclusione fuori misura a cura di Lombardi. Su versante opposto è Ortolani a recare brividi alla porta difesa da Casadio, pallone fuori di un nulla. Torconca che protesta per una trattenuta in area di rigore subita da Pasolini ad opera di Temporin. Fantinati fa segno di proseguire. Sul pasticcio della difesa ospite, Gambelli per poco non ne approfitta. Casadio in questo caso ci mette una pezza, mentre Lombardi dall'altra parte spedisce alto. Occasione ghiotta in chiusura di tempo con Ortolani lanciata a rete, ma il giocatore sceglie la soluzione di pallonetto che favorisce l'intervento di Casadio. Russi che invece risponde con il nocco colpo di testa di Temporin bloccato da Barbanti. Del Torconca l'occasione più netta in chiusura di tempo, qui caso risfiora la marcatura con un gran tiro dalla distanza. Leardini invece non ne approfitta dell'ennesimo disimpegno sbagliato della retroguardia ospite. Ospiti che invece chiudono il tempo con questo colpo di testa di Tassinari terminato alto. Ripresa meno intensa dalla prima frazione di gioco, Russi che ci prova con la conclusione di Placchi che non reca problemi alla porta difesa da Barbanti, mentre spettacolare la rovesciata cercata da Ortolani con la sfera lontana dal bersaglio. Squadre che offrono meno spazi, anche se Sova non si dimostra freddo davanti a Barbanti calciando al lato. Da gol sbagliato a gol subito, azione insistita del Torconca con conclusione finale di Casoli dentro l'area di rigore che batte Casadio nell'angolo lontano alla propria sinistra. Sarà questo il gol partita che decreta la fine dell'ostilità, con il Torconca che getta una buona base per l'obiettivo salvezza e con Russi che subisce il terzo stop consecutivo in stagione dopo appunto i KO subiti col San Pietro in vincoli con Reno ed oggi col Torconca.